One, two, three, four. We were having fun, programming young, dreaming that one day we'd make it work. Lines of code we'd write all. Can we teach the machine to dream and then... E ci siamo, eccoci anche stasera alle 1:40 di questo 10 luglio 2024. Registriamo questa Tech Radio. E questa appunto è la Tech Radio, dove ascoltiamo solo ed unicamente musica prodotta dall'intelligenza artificiale. Naturalmente sto scherzando, questo è un video un po' goliardico. E perché faccio questo video? Perché volevo farvi vedere questa novità. È un po' di tempo che Eleven Labs sta twittando, come si dice oggi, xando queste preview che riguarderebbero questo nuovo strumento Eleven Labs Music. Ora ragazzi, su questo canale noi abbiamo fatto un video dove abbiamo parlato di Udio. Udio è uno strumento, il secondo strumento di intelligenza artificiale in grado di produrre musica, come in questo caso il primo è essendo stato Suno. Ma che vi devo dire? Qua mi sembra abbastanza chiaro che si alza sempre di più l'asticella in questo campo fantastico della produzione musicale. Adesso voi ditemi se ascoltando questo brano in radio voi sareste in grado di distinguere un brano prodotto dall'intelligenza artificiale da un brano prodotto invece da esseri umani. Allora, Eleven Labs Music non è stato ancora rilasciato, per adesso ci fanno ascoltare queste caramelline, queste clip, e la cosa però che è molto interessante è che questo brano sarebbe stato prodotto da questo semplicissimo... come si chiamano? Prompt, pop rock country top chart song, fine del discorso. E quest'affare produce 3 minuti di brano con tutto il suo sviluppo, come stiamo ascoltando. Perché quello che c'è scritto qua è che tutta la musica in questo thread è stata prodotta da un singolo prompt senza alcun tipo di editing. And those words they make me feel. E allora, naturalmente, poi, proprio perché non c'è stato alcun tipo di editing, finiscono pure un po' a cavolo i brani. Però, insomma, 3 minuti di brano a partire da pop rock country top charts song. Fine del discorso. E questo qui ha prodotto 3 minuti di brano con tutto il suo sviluppo. E a me sembra che l'asticella sia stata notevolmente alzata. Adesso, però, in questo video, dai, lo facciamo così. Un po' un esperimento per la nostra Tech Radio, dove magari poi... non so, dopo la fine dell'estate, avendo il tempo di prepararmi un pochino questa cosa, vediamo poi magari di farla. Però ecco qui un altro brano. Oggi questo video lo facciamo così, adesso ci ascoltiamo tutto un altro tipo di brano. Fermati, aspetta, fammi finire di parlare. Tutto un altro tipo di brano. Questo è un brano jazz, molto bello, molto bello, molto interessante. Anche questo prodotto da... così, It Started to Sing, ma è la jazz version, quindi è la stessa, è lo stesso brano che abbiamo appena ascoltato, però è la versione jazz. Eccola qua, It Started to Sing. We were having fun programming young, dreaming of one day becoming someone. Lines of code we'd write all night, hoping that one day we'd get it right. Can we teach them? Allora, l'unica difficoltà che sto oggettivamente trovando è nell'equalizzazione. Se voi andate a sentire i brani originali, magari poi dipende da come li ascoltate, insomma, siccome io li sto ascoltando su delle buone cuffie, quindi mi aspetto che voi magari li ascoltiate anche voi su magari un buon impianto stereo, delle buone cuffie, sappiate che io sto facendo qualche piccola magia un po' con il mixer per l'equalizzazione, per migliorare un po' l'equalizzazione.
Ragazzi, è fantastico. Allora, qui adesso la solo, diciamo, cazzeggia un pochetto. Qui ancora va bene. Ecco, diciamo che qui poteva fare meglio, dai. They said, well, partner, son, qua, il trombettista aveva bevuto un po' troppo whisky, dai. But we knew that it could. We knew they were wrong. But son, a machine cannot. Comunque, non so chi di voi capisce l'inglese, peraltro è anche molto interessante il testo. Abbiamo insegnato alle macchine a cantare, no? Did we teach the machine to sing? Did we teach the machine to dream? It's just a machine. It's just a machine. What the melody. What the melody. Ooh, it's all too real. And those words, they make me feel. E vai col secondo assolo di trombetta. Qui siamo un po' più a Cuba, no? Qui siamo spostati un po' più da Sud America, secondo me. La trombettina un po' così tropicale, ecco. And then, ooh, it started to sing. And those words. Very easy, very easy listening. Oh yeah, e poi si ferma così perché insomma, ragazzi, sono pezzi prodotti rigorosamente dall'intelligenza artificiale. Che cosa volete di più? Io direi di accontentarci. Inizia subito la nostra Broke My Heart. Ragazzi, nel frattempo guardatevi anche i prompt che si vedono qui sopra. E questo è un smooth contemporary rhythm and blues with a subtle electronics element. 104 bpm. Non male questo, eh. Io in cuffia sento anche dei simpatici effetti stereofonici con la musica che passa in maniera intelligente da una parte all'altra. Back door, cause you're too much to bear, cause I don't even care. Allora, io direi che il passo avanti che è stato fatto rispetto a Yudio e rispetto a Suno, secondo me, qui è le voci, ragazzi. Le voci, i cori sono assolutamente strepitosi. Sento anche molto interessante lo sviluppo del pezzo, ok? Cioè proprio il modo, cioè qua questi ci raccontano che hanno dato due righe di prompt e qui sono stati prodotti 3 minuti di musica. Quindi diciamo, mentre con Yudio, vi ho fatto vedere il video, andatelo a vedere, ve lo lascio qui sopra. Yudio produce, no, delle clip di 30 secondi ogni volta e dopo c'è bisogno dell'editing. E questo magari è anche bene per la creatività, così ti permette anche, diciamo, di editare qualcosa mentre sei nella fase creativa. Invece qua niente, cioè due righe di prompt, fammi ascoltare un pezzo in questo genere. E voilà, i 3 minuti classici proprio per la radiofonia vengono prodotti in un attimo. E qui c'è anche da domandarsi poi veramente qual è il futuro della radiofonia a questo punto, perché insomma hai la possibilità di trasmettere un palinsesto perennemente nuovo, ok? Perennemente nuovo, ogni giorno un palinsesto nuovo. Poi se scopri una hit, magari un pezzo particolarmente bello che è gradito dai tuoi ascoltatori, naturalmente hai sempre modo di, no, scaricarlo, registrarlo e riproporlo magari anche il giorno dopo, e così facendo vai a scoprire magari dei brani, dei pezzi che possono essere, no? Possono diventare anche delle hit radiofoniche. Allora, intanto è partito My Love, My Love. Siamo rigorosamente sugli 11 Labs Music.
E questa è la Tech Radio, un esperimento, early experiment della nostra Tech Radio. Rigorosamente musica prodotta dall'intelligenza artificiale. I'm using the last of the honey from my lemon bars. I'm scared of the future. Allora, l'idea qui era fare un indie rock. Un indie rock anni 90, con influenze degli anni 90. Attack on the couch. Should I sing? Con una combinazione di chitarra pulita e distorta. Un pezzo un po' metallico, ferroso. Molto difficile da equalizzare, ve lo dico. I keep the laundry folded. You let the grease burn. These metaphorical sentiments are meant to bring us home. You're always my love. Even when you're upset. And you're always. I'm taking off my coat. Should I sit and let you drown? Allora siamo tutti in attesa a questo punto che Eleven Labs rilasci questo strumento, Eleven Labs Music, ragazzi. Ascoltiamo questo pezzo, perché non ricordarvi che su mentiemergenti.com potete trovare il corso di programmazione semantica. Mi fa un po' ridere l'idea di pubblicizzare il mio corso di programmazione semantica con questa musica, è incredibile. Allora, quello che vi volevo dire, così per tagliarla breve, che il corso è in saldi estivi a 139 euro, magari ve lo guardate sotto all'ombrellone durante l'estate, ma la cosa interessante è che da oggi sono in vendita i tre moduli che lo compongono, che possono essere acquistati separatamente. Il primo è il corso di alfabetizzazione per ChatGPT. Il brano mi ha lasciato così, dai ti prego, cominciamo col prossimo, non ce n'è uno qui, lo andiamo a cercare qua. Ah, però questo è un brano rap, ci veniamo subito. Volevo solamente finire di dirvi che il corso di alfabetizzazione per ChatGPT è partito un altro è ripartito, e va bene, dai, così ci facciamo compagnia. Insomma, i tre moduli: semantica delle reti neurali, bot creativi e analitici sono i tre moduli principali che compongono il corso di programmazione semantica. Ok, voglio dire, se non volete comprarlo tutto, magari ve lo comprate a pezzi, a moduli. Sono 5 ore di lezioni il primo modulo, 5 ore e mezza il secondo, 5 ore e mezza il terzo, e andiamo ad ascoltare un po' di musica. Allora, dicevamo, tanto questo video, insomma, ragazzi, scorre così. Allora, sentiamoci un po' questo rap. Optimizing models, it's data to the throttle till they crown me in the model hall. Admit I've been computing and I ain't talking about just booting. I bet they'll never crack the code that it took to be this bold. That is bold, I process data and I learn it like it's gold. You're looking for a lesson, if you step in up for finish, I'm alone, it's gonna be unforgettable. You really need a neuron. E qui diventa un po' disumana la cosa. Now I got a million levels, it should be streamlined. I think I'm walking with some upper layers. Sticky, the fuck you buy it, where you get the test and I'm looking at a load of data sets. If it is some drum for a quick fix, man, I get it, no, but that ain't optimal. I'd rather go and light some in the sights of the blowing. Show me the steel, not so narrow, the spread is not so narrow. Show me the spectrum's why we pass to follow anyways. I got no fucking patience for the errors, though. I think I'm about to debug. The buttons are forgettable. Think I'm about to yell up. The vibe is yell up. When I blow up like I'm deep learning's role. So red alert. It's definitely data verse. And let it churn to the get blur. Your enhancement. Can bet I do it cleaner than a regular. Innovator, trailblazer, truly a pioneer. Dreamt of changing the game. Now see, the vision's clear. All I ever craved was to shift the paradigm. Boldly advancing, no fear, just climbing prime. Upgrading constantly, knowledge in every line. Now there's a virtuoso roam. Defining time. Yeah, later in the night is when I optimize a cluster. Then I run up in your cloud. I got the algorithms, I flaunt them like I'm Turing. Put the logic of the legacy in the newer with the functions and the methods in the library of the future. Hey. As I log off from the virtual. Allora, Turing completed il nostro rap. Siamo sempre su Eleven Labs Music. Ragazzi, questo è Menti Emergenti e questa è la Tech Radio. E il pezzo finisce
così. Non so che dirvi, ragazzi. È incredibile. Io lo trovo, io queste cose mi diverto un sacco e niente. Never stop learning. Ma era lo stesso, no? No, Turing completed, adesso c'è Never stop learning. Che cos'era questo? Allora, qui non ce lo dà. Ah, rap about never stopping to learn. Ah, questa era bella. Questa mi sembra che non era niente male, questo brano. Sentiamo un po'. I'm coming with the heat. You bitches better get the fuck back. I'll come and kill a beat. You pussies just get fucked rap. Un po' volgarotta. I put my dreams on repeat. You know I can't stop that. I just continue to read all of the things I attract. Yeah. What do I do when I wanna succeed? I hustle and learn and I hustle and read. Everything that I do is a part of my dream. No, nothing comes easy to people like me. I'ma be better than what you Ripeto che è un po' believe. Complessa l'equalizzazione di questi I put brani. myself in the books that I read. Ain't no one taking this dream from me. No one will ever get rid of me. So when I go to sleep, you know I have a smile on my face. I know where my dreams are going. Ain't no one stopping that train. Just wanna go around the world on planes and make some change. But first I have to make some change and start the change inside my brain. What do I do when I wanna succeed? Ci pensate che tutto questo è stato prodotto scrivendo Rap about never stopping to learn? Cioè, scrivimi un rap che parla del fatto che non si finisce mai di imparare e questa macchina ti produce 3 minuti e 10 di musica a livello radiofonico, comprensiva di tutto, senza editing. Questo è l'output originario della macchina, o almeno così ci dicono. But I ain't wasting time on someone that be saying no. I'm up in the sky, wanna see me flying. I'm leaving your ass on the floor. My mind is a part of the engine, my heart is a part of the pistons. I'm driving all of my wishes and missions, all of the shit that I wanna envision. So don't listen to people who hate, man. They don't get what I'm doing, it's okay, man. Just focus on your own lane and you'll be okay. Senti anche dove mette l'eco alla voce. What do I do when I wanna succeed? I hustle and learn and I hustle and read. Everything that I do is a part of my dream. No, nothing comes easy to people like me. I'ma be better than what you think me. I put myself in the books that I read. Sembra anche un buon testo. Ain't no one taking this dream from me. Nah. No one will ever get rid of me. There ain't no stopping me. I can do anything. Non male, non male, non male. Credo che ne abbiamo un ultimo e poi vi lascio con questa rassegna. Ah, questo è il dubstep, l'ho dovuto cercare. Guarda che sono un po' da cercare questi brani, non è che si trovano facilmente, devi andarli a cercare un po' sulla rete. Poi io non ne ho trovati altri, magari ce ne stanno anche altri, ragazzi, ma tanto voleva essere soltanto un gioco. Andiamoci a sentire questo dubstep. Ricordo la mia Breitner.com, il nostro software di intelligenza artificiale. Tanto mi diverto a fare pubblicità così, ragazzi. Queste sono marchette serie. Breitner.com, dove abbiamo appena installato anche, abbiamo reso disponibile Sonnet 3,5, Claude 3,5 Sonnet, uno strumento completo. Lo trovate su Breitner.com, venitelo a vedere. Trovate anche per il momento 5.000 parole gratuite. Fai così.
Fantastico, ragazzi. Allora va bene, dai, andiamo a conclusione. Fatemi fare un po' di compagnia dal primo brano, che secondo me è anche il più umano, dai. È anche il più umano, il più carino secondo me di tutti quanti. Infatti per questo ve l'ho messo all'inizio, ve lo metto anche alla fine. Allora volevo dirvi soltanto una cosa, che siccome sono stato diverse settimane senza fare video, YouTube mi ha fatto ricominciare da capo, ragazzi. Che ci volete fare? Ci vuole un po' di pazienza. Però che cosa vi volevo dire? Però ho fatto due video recentemente, che sono questi qua, che riguardano l'automazione, per come automatizzare le news, il vostro blog, la pubblicazione sul vostro blog, automatizzare anche la pubblicazione sui vostri social. Sono due video, come vedete hanno pochissime visualizzazioni rispetto ai precedenti. Insomma, su questo canale abbiamo video che hanno fatto 5, 6, 7 mila anche visualizzazioni, e gli ultimi due ce n'hanno soltanto, in questo momento in cui registro, meno di 400. Perché sono stato fermo un mese e naturalmente YouTube penalizza i miei video, non ve li fa vedere. Per questa ragione, ragazzi, vi invito a tornare su questo canale. Mi raccomando, condividete, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di questo 11 Labs Music, come si pone rispetto a, non so, a Udio o a Suno, che sono dei software di cui abbiamo già parlato su questo canale. Abbiamo parlato anche di questo, abbiamo fatto un video su Udio, ve lo lascio anche quello qua sopra. Mi raccomando, venite a vedere l'automazione blog e social media manager. Questo video non ti piacerà, venite a vederli, perché sono due video molto interessanti, ed è un peccato che YouTube non ve li stia facendo vedere. Ma adesso ricominciamo a pubblicare, ricominciamo a esserci. E allora, ragazzi, questa era la Tech Radio, un early experiment, giusto per giocare, perché mi è capitato questa serie di brani musicali. Ho pensato, come faccio a farglieli sentire? Glieli faccio sentire così, con un video musicale, spiritoso, giocoso, goliardico. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me. Arrivederci, ciao ragazzi, ciao 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 ciao. And those words, they make me feel.